c'è qualcuno che deve dire le solite frasi, non ha bisogno di presentazioni, che vuol dire che ne ha bisogno, o invece parto io. Mi hanno detto che addirittura si pagava un biglietto per entrare, cosa che mi ha gettato nell'angoscia più profonda, perché di solito queste cose sono gratis, per cui dice, beh, può dire qualunque scemenza, tanto non avete pagato niente, invece voi avete pagato e anche caro, quindi dirò le stesse. Abbiamo fatto lo sconto per comitive e quindi dirò le stesse scemenze, però sapendo il senso di colpa che avete dovuto pagare. Uno dei miei nipotini, che ha 5 anni e mezzo, è appena andato all'ultima di asilo, che poi è una primina vicino a Washington, perché insegnavano anche l'italiano, e hanno scoperto che quest'anno non lo insegnano più, perché la maestra, una certa signora Chiara Tucci di cognome, non c'entra nulla, non riceve più lo stipendio, perché il Ministero degli Esteri italiano ha tagliato anche quei pochi fondi, l'equivalente di $1,000 al mese, che venivano pagati a questa signora per insegnare l'italiano. Mentre i francesi investono un sacco di soldi nell'insegnamento del francese, i tedeschi fanno altrettanto, gli spagnoli, vabbè, in America lo spagnolo è la seconda lingua, quindi non c'è bisogno di finanziarlo. Noi italiani, mentre magari facciamo delle inutili manifestazioni mandando in giro assessori per il mondo a perdere soldi e ad appiccicare dei manifesti che nessuno guarda, non riusciamo a trovare qualche migliaio di euro per promuovere l'insegnamento della lingua italiana, che almeno quella, fin quando la continueremo a parlare, cosa sulla quale, guardando il telegiornale, ho qualche dubbio, almeno fino a quando, è uno dei patrimoni sicuri che noi abbiamo e che noi disprezziamo. Una delle nostre forze, grandezza e bellezza è che noi siamo un popolo di bastardi. La razza italiana non esiste. Non esiste la razza padana. La storia dei Celti è una delle più clamorose balle antropologiche che siano mai state raccontate. Non esiste. Tra l'altro, avere contemporaneamente delle origini, delle radici celtiche e giudaico-cristiane vuol dire avere un concetto molto vago della storia della religione e delle culture, ma tanto va bene.